Buonasera, ben trovati. Dovremmo essere in diretta. Spero che mi vediate, spero che mi sentiate, soprattutto. Se riuscite a vedere questa diretta, magari mandatemi un messaggino, scrivetemi un ciao, così mi rendo conto che sono riuscita a farlo funzionare. Penso che ci siamo. Allora, intanto buonasera a tutti, bentrovati e benvenuti. Io mi chiamo Elisa Barindelli. È già un po' di volte che ci incontriamo su questo gruppo bellissimo. Grazie Donatella che mi scrivi ciao, si vede. Spero che si senta anche bene, perché a volte abbiamo invece difficoltà di audio. Ma tra una difficoltà e l'altra credo che stiamo trasmettendo. Allora, intanto benvenuti. Sono contenta vi siate connessi. Passeremo circa un'ora insieme questa sera, magari una cinquantina di minuti. Siamo in diretta su questo gruppo bellissimo che si chiama Bridges of Light. Ciao Marcella, ci sei anche tu? Grazie del commento. Buon pomeriggio Giampaola, buon pomeriggio a tutti. Bentrovati. Oggi insieme, come facciamo più o meno una volta al mese su questo gruppo, facciamo una sessione di canalizzazione. Ci sono tantissime salse in cui il channeling viene presentato. Quello che faccio io stasera è una canalizzazione che non ha a che fare con il mondo dei defunti, ma con il mondo dei vivi. In particolare è strettamente pertinente a chi pone la domanda. È una canalizzazione molto personale e molto attuale. Quello che andiamo a fare è una versione della canalizzazione molto molto semplice e partecipativa, ovvero intanto potrete porre le domande scrivendo nei commenti. Ecco, tecnicamente funziona così. Chi desidera porre una domanda, basta che ponga la domanda nei commenti. Non ci sono domande giuste, non ci sono domande sbagliate, c'è semplicemente quello che volete chiedere. Vietato, tassativamente vietato, chiedere "Hai un messaggio per me?" o simili. Vietata la domanda generica. Chiedete qualcosa che vi interessa in questo momento. Prendete voi l'iniziativa. In questo metodo di canalizzazione, quello che attira, addensa le informazioni, ci rende visibili alle nostre guide, è la quantità di energia che abbiamo. E già fare lo sforzo di formulare una domanda, di individuare cosa ci interessa e formulare una domanda, aumenta moltissimo l'energia e la presenza con cui entriamo nella sessione. Vedrete che io utilizzo per fare la canalizzazione con più agio, non che sia indispensabile avere questi strumenti, ma per renderlo più facile, visto che siamo anche a distanza, voi vedete tutti me, ma io non vedo voi. Ecco, utilizzerò questo strumento, che sono due dadi di legno che ho intagliato, rappresentano le geometrie sacre. Le geometrie sacre per me sono una sorta di linguaggio, di alfabeto. Vi mostro un pochino il disegno di quello che è l'insieme, molto molto riassunto, del mio ricordo originario, ovvero del ricordo autonomo che ho fatto crescere e sviluppare con gli studi, con le canalizzazioni, con i seminari, con i gruppi, con i lavori, con tanta tanta pazienza, come un po' credo abbiate fatto anche tutti voi. Centrale in questo disegno è l'enneagramma, che è un simbolo per me importantissimo, che non ha a che vedere con la psicologia, come ad esempio viene utilizzato in altri ambiti. Questo è un enneagramma in chiave trasformativa, ovvero racconta come il ciclo delle trasformazioni sulla Terra cambi costantemente frequenza.
Ci racconta come da un archetipo geometrico a un altro si trasformi in continuazione. E questa trasformazione non siamo altro che noi. Basta con la teoria, basta annoiarvi raccontando. Se vi incuriosisce come faccio, qual è la tecnica che utilizzo, se vi piacerebbe saperne di più o anche solo vorreste avere un incontro, diciamo, privato, dedicato solo a voi, trovate tutti i riferimenti al mio profilo e alla mia pagina nel titolo di questo video. Ma adesso iniziamo la nostra sessione. Vi chiedo già scusa perché probabilmente non riuscirò a leggere le domande di tutti, però in genere saltano all'occhio quelle in questo momento più interessanti per il gruppo. Ad esempio, si fa vedere sulle altre stasera la domanda di Enzo. Un consiglio su come posso fare a divulgare la mia musica? Questa è una domanda bellissima perché ha a che fare con l'arte, con il talento e con qualcosa di bello. Quindi grazie Enzo di averla posta e grazie anche se forse non lo sai, di essere, tra virgolette, la cavia che fa vedere agli altri come funziona una sessione. Allora, vi chiedo se vi fa piacere partecipare, di entrare in questa connessione che si sta creando. Siamo in un gruppo che ha un nome bellissimo, Ponti di Luce. Questi ponti di luce noi li andiamo a tracciare tra noi che partecipiamo stasera insieme. Quindi, se potete, chiudete gli occhi. Vi ricavate proprio uno spazio sereno per quanto possibile, o comunque il più possibile neutrale, vuoto. Fate spazio con il respiro. La canalizzazione, per come ve la mostrerò stasera, non prende notizie da mondi lontani, ma al contrario allinea tutti i nostri corpi, tutte le frequenze in cui esistiamo, allinea lo spirito con l'anima, con il corpo fisico e la mente e crea un canale che dalla nostra connessione con l'origine trae informazioni e le lascia risuonare in tutte le nostre parti. La domanda che respiriamo e che sentiamo per prima è proprio come diffondere la propria arte, come far risuonare il proprio talento, come portarlo fuori. In particolare la posta Enzo. Anche mentre ascoltiamo la risposta, respiriamola bene nel corpo. Lasciamola entrare non solo nel cervello, nel pensiero, ma nei pori della pelle, nella pancia, nelle orecchie, nei capelli. Lasciamo che ci si appoggi addosso. Troppo affidamento si fa sulla parola, sul simbolo, sul contatto che può esistere anche a distanza, sul raggiungere persone lontane. Il primo ambito dove ciò che siamo risuona sono le persone, le anime, gli spiriti che abbiamo accanto. Non c'è nessuna differenza in questo tra un essere incarnato e un essere senza corpo fisico. Più siamo coscienti, coerenti, in pace con la nostra emanazione, e più questa armonicamente risuona in chi abbiamo accanto. Per un angelo, questo significa lasciar vibrare
la consonanza di tutte le sue parti, come uno strumento ben accordato che scandisce una nota di fondo, costante, affidabile, confortante, semplice. Se vai a ricercare in te la risonanza di questa nota, sicuramente ritroverai una compagnia amica sin dall'infanzia, un sapore caro sin dall'inizio e ancora prima da ciò che non puoi ricordare ma che la tua anima vive in continuazione. Non preoccuparti di raggiungere sconosciuti. Non preoccuparti di raggiungere nessuno. Parla dei tuoi talenti, delle tue passioni, in chiave semplice e quotidiana. Uno dei punti di maggior felicità nel corpo di un artista è il quinto chakra, che rappresenta energeticamente un ponte tra l'interno e l'esterno. La magica altalena che attinge andando indietro dall'interno e si slancia per portare fuori in molteplici forme, anche solo con il respiro. Non è tanto il canale di comunicazione da trovare, ma l'atteggiamento con cui inserire all'interno di te il rapporto con la tua arte. Questo necessita un quinto chakra, un terreno fertile e sicuro dove poter attingere in un campo ben coltivato, protetto, caldo, conosciuto e fuori portare i frutti visibili. Più sei in sintonia nelle tue giornate e nel tuo quotidiano con la tua arte, più ha uno spazio confortevole e confortante in ciò che fai, nelle tue conversazioni, nei rapporti che genera con le altre persone e più questa si diffonde, perché il mondo da sempre e ora più che mai necessita di artisti, di ponti, capaci di creare bellezza, gioia, di aprire dolcemente le porte che il dolore scardina e che invece l'arte socchiude e invita ad aprirsi con armonia, curiosità, leggerezza e infinita profondità. Non lasciare che sia la personalità a guidare la tua arte, ma lascia che diventi un ponte tra l'armonia che attinge nella tua vita e quella che porta fuori. Ti Allora, spero che ti sia stata utile la risposta, ma soprattutto ci tenevo un pochino a raccontarvi anche come funzionano, no? Un pochino, proprio come funzionano, ma un minimo di sensazione anche sulle geometrie e sul linguaggio che utilizziamo in questa canalizzazione. Il lancio dei dadi ha creato una combinazione fatta da un esagono nella frequenza della Terra.
L'esagono è una figura geometrica interessantissima. Pensate ad esempio all'alveare delle api, che è proprio costituito da esagoni. Ogni ape non ha il progetto di tutto l'alveare. Al contrario, ha il progetto solo del suo piccolo esagono, ma se lo costruisce con coerenza, con solidità, esattamente come la natura ha programmato di crearlo, poi gli esagoni si incastrano l'uno con l'altro e l'alveare si compone e diventa grande, utile, ospita tutte le api, diventa produttivo. Allo stesso modo funzioniamo noi. Quando siamo in questa frequenza dell'esagono, che ha molto a che fare con la nostra quotidianità, il rapporto con il nostro corpo, ha tanto a che fare con l'integrare quello che ci piace e quello che ci serve, che non significa trovare l'equilibrio ideale, ma significa stare bene, non avere grandi conflitti, o se li abbiamo, perché inevitabilmente li abbiamo tutti, riuscire un pochino comunque ad integrarli nella vita, no? Rendere l'arte qualcosa che è parte di come siamo, di come ci presentiamo alle persone, come il colore dei capelli o lo stile di vestiti che ci piace indossare. Ecco, questo è il piccolo esagono, pian piano risuona e si spande, perché l'esagono ha proprio questo sapore, di partire dal piccolo e allargarsi per specularità, per corrispondenza, per solidità, per incontro di persone e di anime simili. Spero che ti sia stato utile. Allora, ci sono un sacco di messaggi, quindi ripeto, scusate se non li leggo tutti. Poi è anche difficile in realtà seguire su Facebook gli esami. I commenti. Allora, aspetta, avevo visto una domanda che in realtà era qui, che lampeggiava. Quindi, ecco, Daniela. Daniela ci ha chiesto come posso mettermi al servizio, come faccio a trovare la mia missione, come posso mettermi al servizio. Questa è una domanda importantissima, io credo. Perché almeno una volta nella vita penso che il 99,9% delle persone che ci sono qui se la sia posta. Ad un certo momento, come non bastasse più risolvere solo i nostri problemi e ci venisse proprio l'esigenza di aiutare anche altre persone. E penso che prima o poi accada a tutti, anche solo con il desiderio di star vicini ai propri figli, familiari, amici, compagni di lavoro. Quindi sentiamo proprio, grazie Daniela per la domanda, sentiamo proprio la risposta. Come sempre dobbiamo contattare il corpo. Potete farlo stando fermi, addensando la presenza nel corpo, oppure potete farlo muovendovi, scaldandolo, caricando l'energia da terra, facendola circolare nei piedi, nelle gambe. E poi in tutto il corpo. Accompagnatevi con il respiro. È sempre bene ricordare che la canalizzazione è autoctona della terra. Non bisogna andare da un'altra parte. Sulla terra tutti gli esseri della terra e la terra stessa sono canalizzatori, compresi noi, tutti. Quindi si parte dalla terra a canalizzare. Respiriamola, questa frequenza del qui e adesso. Apriamo bene il petto, il cuore, il respiro. E domandiamo come individuare come mettersi al servizio.
Non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. Ma questo non è vero. La sordità peggiore è quella di chi non può sentire, non è in grado di sentire. Ogni essere vivente, incarnato o disincarnato, risuona di una particolare frequenza, di una nota fondamentale, di un timbro, di un colore che lo contraddistingue e che lo accompagna ancora e ancora in tutte le sue manifestazioni di uomo, di donna, di spirito. Lo accompagna e lo caratterizza. È il sapore, il profumo di fondo del ciclo del karma che mette in scena con gli atti delle diverse esistenze, da solo o con altri. Ogni essere vivente ha una risonanza precisa, che può essere udita da alcuni e non da altri. Sono esistiti nella storia personaggi di grande portata, persone pensa a Gesù Cristo, che ancora oggi riverbera nelle parole, nei pensieri, nelle preghiere, nei contatti, nei miracoli. Eppure, in vita, non aveva certo i seguaci dei Beatles, non aveva la risonanza mediatica di Madre Teresa, non aveva alla sua epoca il rilievo storico dei re e dei politici. Non cadere nel tranello di giudicare la portata del tuo servizio in un arco di tempo limitato, sintonizzato sulla durata media della vita dell'essere umano. La tua essenza si tramanda e perdura attraverso tutte le tue incarnazioni, tutte le manifestazioni nei tempi, nei luoghi e nelle dimensioni appartenenti allo stesso ciclo del karma. Ciò che conta è che tu individui chi è in grado di ascoltarti ora, chi vuole ascoltarti ora, e con essi, solo con essi, tu interagisca. Come individuarli è la cosa più semplice che si possa immaginare. Sii ogni giorno il più coerente possibile con ciò che senti appartenerti, con ciò che senti essere la tua natura, la tua più intima vibrazione, la tua essenza, e questa essenza porterà le persone a porti delle domande, delle richieste, delle sfide, delle possibilità. Non essere tu a procacciare seguaci. Verranno da te tante persone quante ti occorre avere in questo momento. Verranno da te tante occasioni quante te ne occorre avere in questo momento. Non è rilevante nient'altro se non la tua coerenza. Perché vuoi dare un nome al tuo dono? Non hai bisogno in questo momento di nessun nome. Usa il tuo nome. Sii semplicemente te stessa, il tuo nome, la tua data di nascita, le stelle che ti accompagnavano nell'incarnazione,
Domani sarà diverso. O forse sarà uguale, non importa. Essere al servizio non significa fare ciò che tu desideri fare trovando persone a cui piace. Significa stare giorno per giorno in ciò che la vita ti pone davanti per risonanza. E con il libero arbitrio continuamente decidere dove impiegare o non impiegare le tue energie, dove parlare e dove tacere, chi tenere vicino e chi no. La vita è sempre coerente con la tua emanazione. E la tua emanazione, le tue azioni, le tue scelte, in una parola, il tuo servizio alla vita, risuonano e riverberano in tutte le tue incarnazioni. Tu sei già al servizio. Tutti gli esseri incarnati o non incarnati sono al servizio. Si può opporre resistenza o si può accettarlo. Si può essere recalcitranti o fermi, coerenti. Disponibili. Di supporto, confortanti, tu sei già al servizio, poni solo attenzione ad individuare i molti varchi tra cui puoi scegliere dove portare il tuo apporto o meno, non ci sono obblighi. Non ci sono conferme di successo, non ci sono quote minime. C'è solo il continuo presente, solo questo. Solo questo. Al servizio. Grazie Daniela per la domanda perché è stata veramente interessante. Le geometrie associate a questa canalizzazione erano quelle del triangolo nella frequenza del cielo, dell'angelo, del padre. Il triangolo è una figura geometrica che ha molto molto a che fare con il passaggio, il cambio d'atteggiamento, la realizzazione, le possibilità, le scelte. Quindi è un apporto in più a quello che abbiamo ascoltato. Avete scritto tantissima roba! Che bello! Cristiana, hai fatto una domanda che mi balza all'occhio e mi piace tanto. Cosa possiamo fare contro la paura? Attualissima come domanda. Poi paura di cosa? Ognuno ha le sue. Ma attualissima, la paura è un elemento che ci portiamo tanto in questo periodo, nelle giornate. Un elemento, un catalizzatore, una forma di energia. Tra l'altro, due mie collaboratrici bravissime faranno iniziare a breve proprio una serie di incontri che parlano di come trasformare la paura in una risorsa, in energia. Quindi, se vi fa piacere, poi vi metterò il link a questa possibilità. Direi che la prendiamo questa domanda. Ancora una volta appoggiamoci bene alla sedia e appoggiamoci bene dentro al nostro corpo.
Allineiamoci bene in quello che è il nostro allineamento di oggi. Respiriamo in questo centro e andiamo alla ricerca di informazioni. Cosa fare della paura che aleggia in questo periodo storico? In natura la paura stimola reazioni automatiche potenti. L'intelligenza corporea sa benissimo come utilizzare la paura. La trasforma in energia attraverso l'alterazione di equilibri chimici, le secrezioni delle ghiandole, le contrazioni dei muscoli, l'aumento della temperatura, l'aumento del battito cardiaco. I sensi si acuiscono quando c'è paura. Tutto il corpo è sveglio, allerta, pronto a fuggire o a combattere. È spietato il tempo che molti attraversano. Nell'ultimo ciclo della Terra, rapidamente si sono susseguiti tempi spietati, caratterizzati da guerra, disagio, mortalità, soprusi, violenza. Lunghi sono i cicli della Terra. Inimmaginabilmente lunghi per gli esseri umani. Eppure, anche la Terra è vivente e vive ciclicamente nel proprio tempo. Nel tempo della Terra, l'ultimo ciclo ha una frequenza veloce e la accelera utilizzando l'energia della paura, della lotta, del disagio, che portano immancabilmente a consapevolezze, aperture, reazioni, coraggio inaspettato. In primo luogo, non cadere mai nella trappola mentale di sentirti perseguitata dalla sorte. L'essere umano è piccolo, piccolissimo rispetto alla vita del pianeta. E se la mente si spaventa e non riesce a cogliere la profondità del ciclo, l'anima è invece informata. Dialoga costantemente con la terra. Ne viene nutrita e confortata, rassicurata, come un bambino dalla madre. Nessuno ce l'ha con te o con la razza umana. Le onde di disagio fanno parte di un movimento estremamente più ampio, di cui l'essere umano non è protagonista. Ha tuttavia la possibilità di cavalcare queste onde,
e di esserne portato per grandi distanze, abbreviando così il proprio percorso evolutivo. Di fronte alla paura, molte risorse si attivano. Innanzitutto nel corpo. Ascolta la prossima volta che senti la paura, in te o intorno a te. Cosa accade al tuo corpo? Come si dilatano o si restringono i pori della tua pelle? Come cambia la tua percezione dei colori? Come il tuo respiro accelera o rallenta? Come modifica i battiti il tuo cuore. Il tuo corpo è in profondo contatto con la tua anima, nella sua intelligenza slegata dalla personalità, dalla mente, dalla percezione dell'io. E sa dunque come reagire per sfruttare al meglio la paura. Non cercare di controllarla, lasciala fluire, ascoltati. Ascoltati quando hai paura o sei a contatto con la paura di altri. Ascolta si aprono portali inaccessibili in tempi di pace, nei momenti di disagio. E il corpo sa come attraversarli. Lì si trova l'indicazione giusta, lì si trova il giusto atteggiamento. Ascolta le tue intelligenze regolarsi e allinea ad esse, infine, la personalità. Ecco, ancora una volta questa sera abbiamo avuto la geometria dell'esagono, che nella sua accezione maschile, legata al cielo, al padre, è in profonda risonanza con la struttura dell'energia, quindi con il nostro corpo fisico, con le sue intelligenze, con l'anima che comunica con il corpo fisico e lo spirito, come delle forme di esistenza. Allora, vediamo un'altra domanda. Mamma quante! Tantissimi commenti! Grande! Mi piace quando commentate tanto. Mi piace perché vuol dire che state seguendo, che vi interessa. Allora. Cavoli, avete scritto veramente tanta roba. Monica, hai fatto una domanda da 1 milione di dollari. Come faccio a sapere qual è la missione di questa vita? Ha tanto a che fare con il mettersi al servizio di cui abbiamo parlato, ma è in un'altra sfaccettatura ancora. Quindi andiamo proprio a sentire, a fare questa domanda. Come si fa a trovare la missione nella vita? Come si fa a sapere cosa sono nato a fare? È una domanda, ecco, se prima risuonava al 99,9%, questa risuona al 4000% probabilmente. Credo di non aver mai conosciuto nessuno dopo i 4 anni di età che non se lo sia chiesto. Stiamo bene in silenzio. Creiamoci una bolla di ascolto. Sospendiamo per un attimo in questa bolla il giudizio, le aspettative, l'essere bravi o non bravi.
i desideri. Andiamo in una bolla, come in una bolla d'aria, che è rimasta incastrata negli strati della realtà. In questo spazio, magicamente vuoto nel pieno della vita, respiriamo e ascoltiamo. Come faccio a trovare la mia missione di vita, il mio ruolo originario? Hai mai visto un fiore domandarsi qual è il suo scopo? Hai mai visto un bambino domandarsi perché vive e cosa deve compiere nella sua esistenza? Hai mai visto una nuvola angosciarsi per decidere se deve far piovere o dissolversi nell'aria? Io ti dico, e credimi, che la ricerca della missione di vita è un tranello teso dalla mente. Ogni essere si incarna nelle sue molte incarnazioni con una precisa risonanza, con dei precisi talenti, con dei tratti fisici, energetici, animici, spirituali e spesso anche caratteriali che lo contraddistinguono da una vita all'altra. Come tanti personaggi interpretati dallo stesso attore, si ritrova sempre qualcosa dell'uno nell'altro. Si ritrovano le movenze, gli atteggiamenti, i colori, le somiglianze. Ma non ti domandare mai nella mente qual è la tua missione. La tua missione è fare ciò che più si adatta ed è coerente a te. Se sei nato con la capacità di portare scompiglio, quella è la tua missione di vita. Porta scompiglio, scegliendo con cura, consapevolezza e grande amore e spirito di servizio dove occorre ve ne sia e dove invece no, senza lasciare nulla al caso. Se hai il potere di guarire, di portare conforto, di creare bellezza, di creare benessere per chi passa del tempo con te, quello è il tuo ruolo nella vita. Se sai risolvere i problemi, non cercare di andare a consolare chi soffre. Se sai creare spensieratezza, organizzare feste,
scegliere della bella musica, portare allegria. Non castigarti, non atteggiarti a saggio. Se la tua caratteristica è di avere forti emozioni, diventa consapevole delle tue emozioni, impara a trarne energia, impara a creare qualcosa di bello per te e per chi hai vicino e per risonanza per tutto l'universo. Non cercare di essere freddo, impassibile. Se ti attraggono le situazioni estreme, non pensare di doverti relegare nell'ordinarietà. Se ti attrae la serena tranquillità, la ritmicità e la costanza quotidiana. Non andare ad attraversare la giungla o a saltare dai ponti. La più grande dispersione di energia per l'essere umano è di credere che esista una strada uguale per tutti o dei ruoli definiti a cui dare nomi, etichette in cui ritrovarsi. La strada per arrivare infine a dare il nome a chi sei passa dalla sperimentazione, mai al contrario, mai prima la teoria e poi la pratica. Senti cosa è coerente con te e svolgilo. Solo poi intrecerai tutti i fili già armonicamente selezionati e disposti, e amplierai di un pochino la visione. E mai finirà questa ricerca. Di nuovo ricomincerà il percorso, e di nuovo, quando avrai armonizzato, selezionato, predisposto tutti i fili, li intrecerai e amplierai di un pochino la visione, fino a passare da un essere umano relegato nel tempo lineare a un essere umano che può attingere attraverso il tempo, poi a un essere umano che può ricordarsi un punto dove il tempo non c'è, e poi forse non sarai più un essere umano, sarai un angelo, una guida, sarai un viaggiatore del cosmo, sarai un viaggiatore dell'anima. E anche qui emanerai la tua frequenza e questa ti porterà a selezionare, disporre, curare, intrecciare i filamenti di universo che attraverserai e di nuovo ad ampliare un pochino la tua coscienza. E ancora, e ancora, e ancora, e ancora, senza limiti né confini. È l'immenso mandala dell'universo. Quale importanza può avere, in questa prospettiva, dare un nome definitivo a chi sei, a qual è la tua missione? Tu sei già chi sei. Smetti di opporre resistenza. Consapevolmente trova la giusta collocazione al tuo modo di essere, per metterti al servizio di ciò che c'è, per portare cura e conforto, per esprimere al meglio l'amore infinito che ti permette di esistere e che in te, in ogni tua caratteristica, in ogni tuo tratto, in ogni tua dote o difficoltà, risuona costantemente, innalzandosi all'infinito verso il cielo e scendendo nelle profondità, nelle ricchezze, nei segreti. Sei nelle antiche storie della Madre Terra e della tua anima.
Le geometrie associate a questa canalizzazione erano queste: una spirale nella frequenza del cielo, dell'angelo. La spirale è per eccellenza la geometria che ha a che fare con l'incontro, con il cuore, con l'empatia, con la connessione, con l'essere parte di un tutto, ognuno nel proprio posto e con il proprio apporto. È stato molto bello passare del tempo insieme, avete fatto come sempre delle domande molto interessanti e siete stati molto presenti, avete ben creato i ponti di luce che danno il nome a questo gruppo. Vi ringrazio tutti, è stato molto molto interessante, avrei naturalmente piacere di sentire tutte le vostre domande, richieste di approfondimento, possibilità di lavori insieme. I miei contatti sono all'inizio di questo video, nel titolo, sia il mio profilo che la mia pagina. Diventiamo amici, mettiamoci in contatto, seguitemi. Questa è una possibilità. Vi ringrazio e vi saluto. Buona serata a tutti, grazie agli amministratori del gruppo. Ciao cari.